Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare parliamo dell'estrazione con una sola carta, con un solo arcano. Vi spiegherò in quale situazione può essere utile questo tipo di estrazione. Innanzitutto, non si può utilizzare una sola carta quando la domanda che ci viene posta è precisa, riguarda una situazione particolare. Quindi, quando la persona, si rivolge a voi perché vuole farsi fare le carte, ha in testa delle domande precise, ve le pone magari anche in modo chiaro, in modo dettagliato, voi non potete fare un'estrazione con una sola carta perché non direbbe quasi nulla, quindi avrebbe assolutamente poco senso. Anche quelle domande molto brevi, che magari richiedono una risposta sì o no, quindi sono abbastanza, diciamo, chiuse. Però anche in quelle bisogna estrarre almeno tre carte, perché bisogna avere un contesto, se non altro, di passato, presente e futuro, perché con una carta andate poco lontano. Però c'è un caso particolare in cui un'estrazione a una carta sola è veramente d'aiuto ed è veramente utile. E sono tutti quei casi in cui chi si rivolge a voi per farsi fare le carte in realtà non ha in testa una domanda precisa. Quindi arriva e vi dice: io non so cosa chiedere, non so come formulare la domanda, sono confuso, non so neanch'io che cosa posso domandare alle carte, cosa mi potrebbe essere utile sapere. E quindi in questo caso voi potete fare l'estrazione con una sola carta, perché con una sola carta potete aiutare la persona che è di fronte a voi a capire qual è la domanda più adatta per lui. Mi spiego meglio. La persona arriva e vi dice: non so cosa chiedere. Ok, voi gli proponete l'estrazione di una sola carta. Io vi consiglio in questo caso di utilizzare solo gli arcani maggiori perché sono più intuitivi, sono più comunicativi, molto più ricchi di simbologia e quindi anche una persona che magari non conosce le carte, quindi quello che è di fronte a voi magari non sa niente delle carte, riesce in quel modo ad entrare più in contatto con l'arcano. Quindi utilizzate in quel caso gli arcani maggiori. In questi casi potete agire in due modi: mischiare le carte, stenderle davanti al consultante, lasciarle coperte, quindi in modo che lui non le veda, e chiedere di passare una mano sopra queste carte, fermarsi quando in qualche modo si sente attratto da una carta in particolare o comunque sceglierne una che insomma è in una posizione che in qualche modo lo ispira di più. Voi prendete la carta, la girate e fate, diciamo, il vostro consulto. Oppure potete anche fare un'altra cosa, potete mischiare le carte, stenderle davanti al consultante, ma scoperte, in modo che lui veda le figure e chiedergli di prendere tra tutte queste carte quella che in qualche modo lo attira di più. A questo punto la procedura poi è la stessa in entrambi i casi, quindi voi avete questo arcano davanti. E potete dire al consultante qual è la simbologia di quell'arcano e qual è il significato generale che quell'arcano ha. Ovviamente voi non avete la stesura, avete una carta sola, quindi gli parlerete di tutti i significati che ha. Nel momento in cui voi cominciate a dire tutti i significati della carta e anche la simbologia, dovete chiedere al consultante se c'è qualcosa che in qualche modo gli sta suscitando qualche emozione particolare o se quello che voi state dicendo relativamente a quell'arcano in qualche modo gli ricorda qualche cosa che riguarda la sua vita, se quello che voi dite in qualche modo può essere collegato alla sua vita, a una situazione particolare che sta vivendo, una situazione che ha vissuto, qualcosa che vorrebbe sapere. Quindi, insomma, tutto il materiale che voi gli fornite, tutto quello che voi gli dite, in qualche modo cercare di capire se sta richiamando qualche cosa dentro di lui. Potete anche chiedere al consultante di essere lui a dirvi cosa gli suscita quella carta. Quindi lui avrà un arcano davanti con una simbologia particolare, con una figura, e potrà essere lui a dirvi quali sono le emozioni che quella carta gli sta suscitando. Questo lavoro a cosa serve? Serve intanto per definire una situazione, perché se mentre voi gli state dicendo tutti i significati, lui vi dice: ah, questa cosa mi ricorda quella situazione che ho vissuto, oppure sembra un lato del mio carattere, sembra
sembra, non lo so, una persona che ho incontrato, che mi avvicina, ecco che voi potete cominciare a chiudere il cerchio e quindi potete cominciare a proporre al consultante una domanda. Quindi un lavoro di questo genere aiuta, diciamo così, a trovare la domanda giusta. Quindi mettiamo il caso che sia uscito il matto e voi cominciate a dirgli tutto il significato, quindi vivere la giornata, desiderio di non avere legami, desiderio di non sentirsi intrappolato, lasciarsi alle spalle magari una situazione per intraprendere una nuova strada che non si sa neanche dove porterà di preciso, ma come sappiamo il matto ha anche degli elementi di saggezza perché nella sua bisaccia ci sono comunque le sue esperienze passate. C'è l'animale che può essere collegato all'istinto, può essere collegato alle persecuzioni, alla fedeltà anche, perché no? Quindi comunque ci sono una serie di aspetti diversi e magari la persona vi dice: ah, questo desiderio di libertà, di non avere legami, mi ricorda una situazione particolare che ho vissuto. Magari voi fategli delle domande: in quale contesto hai vissuto questa situazione? Come ti sei sentito, quali erano le persone che erano vicino a te. Quindi da questo voi potete cominciare a chiudere un pochino la situazione in un qualcosa di specifico. Quindi magari parlando vi rendete conto che lui in realtà vi sta parlando di una relazione affettiva o vi sta parlando di un contesto lavorativo. E quindi voi potete proporre al consultante la domanda, potete dire: ma vorresti sapere qualcosa di più di questa situazione di cui mi stai parlando? Se vi dice di sì, voi potete ancora di più chiudere il cerchio e dire: che cosa in particolare ti piacerebbe sapere di questa situazione? Se accade questo, se accade quest'altro, vogliamo vedere insieme magari se quella persona di cui mi parli in qualche modo sarà legata a te anche nel futuro oppure no? Insomma, in base a quello che lui vi dice, potete chiudere un pochino di più la situazione e arrivare insieme ad una domanda da porre alle carte. Quindi, in questo caso, l'estrazione di una carta sola è utilissima perché aiuta il consultante a prendere confidenza con le carte, ad aprirsi un pochino di più e ad arrivare insieme a voi alla domanda da porre alle carte. Quindi, in quel caso, poi agite come sempre, mischiate le carte, fate in modo che la domanda sia precisa e chiara e, insomma, poi fate la vostra stesura. Però in questo caso partire dall'estrazione di una sola carta è veramente molto molto utile. Spero di avervi dato delle informazioni che in qualche modo vi possano aiutare, spero di avervi dato un'idea, diciamo, per risolvere tutte quelle situazioni in cui il consultante non sa cosa chiedere e vi do appuntamento al prossimo video. Un abbraccio ragazzi, a presto!